Ciao, ciao a tutti, care amiche e cari amici di YouTube. Bentornati sul mio canale. In questo brevissimo video vi voglio mostrare quello che ho combinato con i bottoni che ho acquistato in fiera in questo ultimo mese. Quindi parto subito a mostrarvi i primi orecchini. Questi sono anche i miei. Li ho fatti con i bottoni di Parigi. Bottoni che avevo anche snobbato, ma il detto vale sempre: chi disprezza compra. Tra l'altro, mi servivano proprio degli orecchini in queste tonalità, non li avevo, mi sono accorta che non li avevo, quindi come li ho finiti, li sono subito accaparrati. Le piattine sono di Filincanto, sono piattine molto belle perché sono nere con il filamento nero metallizzato. E queste piattine però non le trovate online, sì, non le trovate online, nel senso che loro proprio non le hanno in assortimento, non so dirvi il perché. L'unica cosa che ho notato è che secondo me Filincanto hanno scelto di puntare molto sulle fiere, quindi sul negozio fisico, piuttosto che sulle vendite online, si capisce da tante piccole cose. Andando avanti, i rivoli sono di resina, sempre acquistati da Filincanto, mentre il retro l'ho fatto in Alcantara, acquistata da Hobby Perline. Una Alcantara veramente molto bella, si vede che è di prima qualità. L'unica cosa che forse non si presta sempre molto bene per le lavorazioni a sottage, specialmente se sono lavorazioni molto articolate, che quindi hanno un retro abbastanza fitto di piattine cucite, perché è vero che si può livellare il retro, però non è che si può fare un retro spesso un centimetro, si cerca di livellare le parti più esposte, ma dopo ecco, non si può renderlo completamente piatto. E quindi con l'Alcantara magari certe asperità si vedono di più perché è molto sottile questa di Hobby Perline. E i ganci sono quelli che compro al mercato, sono made in Italy, sono di buona qualità perché veramente un po' che li indosso sono ancora perfetti. E questi sono il primo paio. Un altro paio che volevo mostrarvi sono questi. Con i gattini che a me piacciono tantissimo, amo molto il gatto come soggetto, non posso stargli vicino nella realtà perché sono allergica al pelo del gatto, però vabbè. E quello che mi dispiace mostrandovi questi orecchini è che dal vivo cambiano molto, nel senso che sia in fotografia che in video i colori sono ancora più freddi. Sono un po' spenti e la cosa mi dispiace perché meritano. E le piattine sono di Hobby Perline, sono quelle grigie con il filamento ramato e rame, scusate. I perni sono sempre di Hobby Perline e sono un rame anticato e anche queste perline qui, queste 110 che vedete qua, sono le light bronze della Miyuki. Loro le chiamano light bronze, ma fondamentalmente si avvicinano molto a quello che è il color rame. E sono luminose, vi garantisco che sono luminose. Qua sembrano opache, spente, senza luce. La cosa mi dispiace veramente tanto. E il retro è sempre in Alcantara, con la sottile di Hobby Perline. E le perle sono perle Swarovski da 6 da 8 mm, non ricordo come si chiamano, però sono delle perle che sono un grigio pastello, direi. Poi il prossimo paio è questo. Qui il modulo è identico, solo che qui pluf, l'ho messo a testa in giù. I rivoli sono da 10 mm della Swarovski. Qui ho poi utilizzato dei mezzi cristalli da 4 mm Amethyst AB. E le piattine sono sempre di Hobby Perline e sono le Moonlight.
che sono stupende. Io sono innamorata di queste piattine perché hanno questo filamento che dà sul color lilla, sul viola, anche un po' sul blu, dipende dal colore della piattina e l'effetto della luce che fanno mi piace tantissimo. Qui il retro non l'ho, questi non li ho ancora terminati, mi manca il retro. E i ganci sono sempre i soliti, solo che qui sono argentati. Solita decorazione con i picot che io tendo di fare sempre sono abbastanza dritti perché quando si fanno le decorazioni con i picot su una piattina d'assortage tendono un attimino ad andarsene un po' dove vogliono, a stortarsi, quindi cerco di passare il filo in modo tale da ripassarlo in modo tale che i picot restino belli dritti e compatti. Poi vi presento questi che sono decisamente festaioli, mi riferisco al Natale, il rosso è il colore per del Natale, il soggetto un po' meno, però alla fine nel complesso il risultato c'è. Le piattine sono le piattine Shibori di Hobby Perline, sono delle piattine completamente metalliche, sono anche un po' più grosse, più cicciotte. Infatti non ho esagerato anche qui nella lavorazione proprio perché sennò rischiavo di appesantire troppo l'orecchino. Gocce di vetro, cipollotti e qui il retro invece è in ultra suede rosso. Vedete che cambia, è più spesso e ha un effetto, dona un effetto diverso alla creazione. Anche se qui di ghirigori magari non ce ne sono tanti, però contate che la goccia l'ho applicata dopo, quindi qui c'è comunque la piattina cucita così anche in questi punti, però non si vede tanto proprio perché ho sempre livellato un pochino e poi ho rifinito e l'effetto cambia. Preferisco l'ultra suede all'alcantara, detto in parole povere. E niente, questi fatto. Ora vi mostro questi qui, che sono gli unici che ho fatto con la tecnica del bead embroidery. I cipollotti sono, mi sembra, non mi ricordo se 4x6 o 3x4, può darsi che sono 3x4. Le rocaille sono quelle della Toho, sono le Permanent Finish Galvanized Starlight, sono quelle dorate opache. Il retro qui è in alcantara, però vedete, nel caso della bead embroidery l'alcantara si presta alla perfezione, perché comunque se, il retro è sempre piatto del bead embroidery, quindi l'alcantara fa bene il suo lavoro. I ganci sono sempre made in Italy, però questi sono proprio quelli semplici, quelli basici, e devo dire che io prediligo questi tipi di monachelle o comunque anche perni, cerco sempre di abbinare cose molto pulite, molto semplici, perché voglio che l'attenzione ricada più sulla lavorazione che sul gancio, prima cosa. Seconda cosa, ho paura a volte che il gancio possa appesantire la lavorazione, quindi proprio visivamente, non in fatto di peso, ma proprio visivamente. E quindi detto, visti così sembrano niente, ma poi quando si indossa la cosa cambia totalmente. Questa secondo la mia idea, poi li ho utilizzati anch'io ai ganci elaborati, non che non li usi mai. E ultimo paio di orecchini che vi voglio mostrare sono quelli con i bottoni di legno. Eccoli qua. Questi sono grandi, decisamente. Gancino piccolo, anche se questo tipo di gancio,
E è un po' che l'avevo acquistato, ma non l'ho mai utilizzato perché è vero che mi piacciono le cose minimali, ma questo mi sembrava proprio miserino. Invece no, cavolo, mi piace un botto. Su questi orecchini poi anche indossati, ma non so, mi piace tantissimo. Sono sempre leggeri, pur essendo grandi, perché sono di legno. Però anche qui non ho esagerato, perché l'orecchino è già decorato di sé, l'elemento è già molto decorativo. Secondo me non necessitava di decorazioni ulteriori, quindi mi sono proprio limitata. Retro, pieno di pelucchi, peraltro dell'Alcantara, ovunque lo appoggi, pulirlo è un po' difficile. E niente, quindi questi sono gli orecchini che ho fatto finora con i miei nuovi acquisti. Sono tutti disponibili tranne questi nel mio negozio Etsy. Ad ogni modo, se avete delle domande, fatele. Se volete lasciare dei commenti, fatelo, perché comunque mi piace che commentiate. E niente, vi do appuntamento al prossimo video, che sarà, credo, un video creazioni, però questa volta dei ciondoli. E quindi ora vi mando un caloroso abbraccio, vi saluto, alla prossima. Ciao!